Cosa facciamo? Facciamo qualcosa che sappiamo fare bene. Tipo? Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Due, tre, quattro. Due, tre, quattro. Tre, quattro. Tre, quattro. 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 Buonasera e benvenuti a Impro Quark, puntata speciale dedicata all'improvvisatoris novellis, o volgarmente chiamato improvvisatore del primo anno. Quello che avete appena visto è un rito di iniziazione a cui tutti gli improvvisatori del primo anno sono soggetti quando salgono per la prima volta sul palco davanti a un pubblico vero. Ma i nostri improvvisatori, come avete visto, sanno contare fino a 4. E allora, con la nostra super computer grafica 3D di realtà virtuale modificata, ve lo faccio rivedere per chi non l'ha notato. Play! 1, 2, 3, 4! Stop! E volessimo vederlo in brasiliano? Play! 1, 2, 3, 4! Stop! E volessimo vederlo in swahili? Eh? Swahili. Ma i nostri improvvisatori evoluti non solo contano, ma sanno anche addirittura sostituire i numeri dei gesti. Play. Stop. Vediamo la rallentatore. Play. Stop. Vediamo la rallentatore. Rewind. Play. Stop. Scusate, sì. Ok, Giuliano da Ferrara ci invia una mail e ci chiede: ma i nostri improvvisatori riescono a contare anche oltre a 4? Vediamolo insieme. Play. Oh shit! Bicuti! Gli improvvisatori, si sa, sono una razza molto promiscua. E durante la stagione degli amori, che siete fortunati capita proprio in questo periodo. Dove dopo rituali complessi di corteggiamento finiscono a compenetrare a tempo di musica. Sì. Vediamo.
Ma come fanno gli improvvisatori a riconoscersi tra di loro, a parte la faccia della scena? Come fanno? Le persone normali quando si incrociano si salutano. Se si fermano un balcone si scambiano un aperitivo. Ma gli improvvisatori no. Gli improvvisatori quando si incrociano si guardano dritti negli occhi e iniziano a scambiarsi pallette di energia immaginaria. Gli improvvisatori amano raccontare delle storie che sinceramente non si sentiva il bisogno di ascoltare. È da tanto che non si sente nel mondo dei suini. E, insomma, è da parecchio che... E tutti lo sfruttavano, perché come dice il vecchio proverbio contadino, del maiale non si butta mai via niente. E tutti lo spremevano, cercavano di farlo diventare un essere che lui tu non era, molto più alla buona, un contadinaccio, insomma. Però il suo sogno c'era ancora, e voleva farlo valere. Senti un po'. Allora, ti do un paio di dritte sulle azioni da giocare. Allora, devi andare su quelle della Juventus che le vanno sempre bene. Ci sono pochi della Juve. Sarebbe partito la frase, siamo in Toscana. Su quelle della Fiorentina, su quelle dell'Inter. E comunque, ascolta una cosa: se tu fai l'investimento giusto, tu diventi il maiale più ricco del mondo. Come messo a carico questo mondo, però
può svolgere molte attività. Ad esempio, avere una potesse fumarsi anche una sigaretta. C'è da dire che possiamo anche ascoltare una canzone che può durare 2 minuti, come Song to the Girl. Ma io adesso avrei bisogno da voi un luogo all'aperto e al chiuso in cui vi piace fare qualcosa, non lo so, la domenica. Ditemi un luogo. Lo stadio. Agli improvvisatori piace in 2 minuti fare il maggior numero di improvvisazioni possibili allo stadio. Vediamole. Grazie.
Bianco mentre mangia una foca a 3 centimetri.